Parole d'impresa. 10 voci, 10 storie di coraggio e innovazione. In collaborazione con Trentino Sviluppo. Bentrovati da Patrizio Orsinger con una nuova rubrica dedicata a storie di vero e proprio coraggio ed innovazione nel mondo delle imprese trentine, che a vario titolo sono espressione dei diversi servizi attivati da Trentino Sviluppo per sostenere l'economia in Trentino. Oggi vi raccontiamo la storia di CoreHub e del progetto Spin Accelerator, insieme al protagonista di questa startup, Davide Tacconi, al quale diamo subito il benvenuto. Ciao Davide, ben arrivato. Ciao Patrizia. Allora, di che cosa si occupa CoreHub? CoreHub è un'azienda che produce dispositivi per la riabilitazione. Facciamo dispositivi innovativi che si basano su sensori indossabili e li vendiamo a centri di riabilitazione per migliorare il lavoro dei fisioterapisti e permettere ai pazienti di fare esercizi riabilitativi in modo più divertente e coinvolgente. E come hai iniziato questo progetto, poi molto interessante, e come ti è venuta l'idea di sviluppare un progetto di questo tipo? Ma guarda, all'inizio è stata una storia personale. Io cercavo di fare sport, mi facevo sempre male e ho pensato che a un certo punto il percorso riabilitativo era troppo noioso e non c'era un modo per essere seguiti a casa. Ho proposto questa idea a degli imprenditori trentini e non, e abbiamo deciso di avviare l'impresa insieme. Sicuramente l'idea è fondamentale, ma non basta l'idea. Quindi che tipo di percorso, anche di studi, hai fatto per poi poterla sviluppare? Io sono un ingegnere informatico, ho fatto anche un dottorato in ingegneria informatica. Questo, diciamo, mi ha permesso di avviare l'impresa con le competenze tecniche corrette, però lungo il percorso mi sono un po' dovuto, diciamo, reingegnerizzare. Ho dovuto fare un master in amministrazione di impresa e ho dovuto sviluppare anche competenze di vendita, marketing, che sono trasversali agli studi che ho fatto. Beh, prima ci hai accennato ad un team, perché non sei da solo, magari ci vuoi brevemente raccontare chi siete? Sì, assolutamente, l'impresa non si fa mai da soli, c'è un'idea e poi ci vuole un team che la esegue. Prima di tutto ci sono degli imprenditori e che mi hanno permesso di portare avanti questa impresa, imprenditori che lavorano con me quotidianamente, trentini e non, e poi abbiamo un team di ragazzi tutti molto giovani, quasi tutti vengono fuori dal Trentino, ingegneri informatici, ingegneri biomedici, informatici e, diciamo, amministrativi. In tutto siamo circa 10 persone. E in che modo poi l'essere in Trentino vi ha permesso anche di essere internazionali addirittura? Ma guarda, noi siamo partiti con un'idea, appunto, non avevamo fatto un percorso all'interno di università o centri di ricerca, quindi abbiamo usufruito dei finanziamenti provinciali per la ricerca industriale, ma questo ci ha permesso di attrarre degli imprenditori che poi hanno investito nell'azienda e, non ultimo, di chiudere dei contratti internazionali con dei distributori che ci permettono oggi di vendere in tutta Europa e in tutto il mondo. La settimana prossima installiamo a Dubai, per esempio. Addirittura. Allora, grazie al nostro ospite David Tacconi, titolare di CoreHub. E CoreHub, ve lo ricordo, è una delle 10 startup ammesse al percorso Spin Accelerator Italy, ospitato a Progetto Manifattura, il polo delle tecnologie green di Trentino Sviluppo. Ma sentiamo di cosa si tratta. Sport e tecnologia, binomio vincente, dal gioco alla riabilitazione, dallo studio della performance al monitoraggio della salute. Si avvicina al momento della presentazione ufficiale agli investitori per i 10 team protagonisti di Spin Accelerator Italy, il programma di accelerazione per startup sportive promosso da Trentino Sviluppo insieme a Università di Trento e Hype Sports Innovation, con il patrocinio del CONI. Il percorso si è svolto in 4 sedi nel mondo contemporaneamente, tra queste c'è Rovereto con Progetto Manifattura, il polo green del Trentino che vede nello sport un settore sempre più strategico. Gli start-upper sono stati selezionati tra una rosa di 65 candidati provenienti da tutto il mondo e hanno lavorato sodo negli ultimi 4 mesi per prepararsi all'ingresso sul mercato, con il supporto di formatori esperti e un coach d'eccezione, il campione olimpico Yuri Kechi. La presentazione delle idee frutto della prima edizione di Spin Accelerator è in calendario il 15 maggio a Roma, proprio nei giorni degli internazionali di tennis, al centro di preparazione olimpica Giulio Onesti del CONI. Per saperne di più è possibile visitare il sito trentinosviluppo.it. Parole d'impresa. 10 voci. 10 storie di coraggio e innovazione. In collaborazione con Trentino Sviluppo.